Dunque, il libro si chiama La rivoluzione della cura, uscire dal capitalismo per avere un futuro. Ed è una riflessione che nasce in particolare durante la pandemia, e cioè quel periodo dove tutti ci hanno detto niente sarà più come prima, e tutti allora abbiamo detto vuoi vedere che qualcosa hanno capito, hanno... e invece abbiamo capito dopo che era una minaccia, cioè che dopo sarebbe stato peggio. E infatti siamo transitati da una pandemia a una guerra, addirittura possibile terza guerra mondiale, senza soluzione di continuità. E però la pandemia, per chi ha voluto osservare, ascoltare, ha insegnato delle cose importanti. Io provo a dirvene qualcuna. Diciamo che la pandemia è stata una grande lezione, a partire da un presupposto, che la pandemia non ha creato nessun problema, ha semplicemente funzionato da evidenziatore e amplificatore, cioè ha reso evidenti problemi strutturali che stavano all'interno di questo modello economico e sociale. È talmente vero che invece hanno provato a raccontarci la pandemia come un'invasione esterna, no? Tutti sui balconi, qualche medaglia per le corsie degli ospedali, i nostri patrioti, c'è un nemico che ci ha invaso, dobbiamo difenderci tutti assieme. Dietro questa narrazione che cosa ci stava? Ci stava l'idea del far passare la pandemia come un incidente di percorso, come qualcosa di esterno, non provocato da una crisi profonda del nostro modello economico e sociale, e quindi come qualcosa che avrebbe dovuto passare, tanto è vero che poi hanno coniato il termine piano nazionale di ripresa e resilienza. La ripresa vuol dire ricominciare da dove si era partiti. E invece la pandemia ci ha messo davanti a un bivio. Davvero niente sarà più come prima se vogliamo affrontarlo a fondo. Allora proviamo a capire alcune lezioni che la pandemia ci ha dato. La prima è che una società regolata dal mercato non è in grado di proteggere le persone. Questa mi sembra la cosa più evidente che tutti hanno sperimentato, in particolare non a caso la Lombardia, che era la regione cosiddetta dell'eccellenza sanitaria privata, aggiungo, è quella dove una, diciamo, grave problema sanitario è diventato una tragedia di massa, esattamente perché lì più che in altre regioni, anche se questo vale in realtà per tutto il paese, non solo, si è pensato che la società dovesse essere interamente regolata dal mercato. Io vi faccio un piccolissimo esempio, nel libro io lo racconto molto più a fondo, però vi faccio un piccolissimo esempio. Quando è scoppiata la pandemia, gli ospedali della Lombardia hanno scoperto che non avevano nei magazzini neanche una mascherina, neanche un ventilatore, neanche un casco da terapia intensiva. Peccato che 9 mesi prima l'assessore regionale della Lombardia avesse istituito un bonus per i direttori delle ATS, lì si chiamano ATS, non so qua come si chiamano, diciamo le ASL. Aveva istituito un bonus per i direttori delle ATS che avessero smaltito le scorte in magazzino perché erano considerate spese improduttive. Quindi i solerti direttori hanno eseguito e hanno preso il bonus. Peccato che 3 mesi dopo è arrivata la pandemia, quando sono andati in magazzini hanno scoperto che non c'era nulla. Però attenzione, perché questa cosa del mercato e della vita delle persone secondo me è un elemento strutturale, cioè non è solo una scelta tecnica, perché se ci pensate bene la vita delle persone e la dimensione del mercato hanno una dimensione dello spazio e del tempo antagoniste l'uno all'altra. La nostra vita si svolge in uno spazio limitato, lo spazio può essere, è quello della comunità, può essere grande come una città, però la nostra vita sostanzialmente si svolge dentro uno spazio limitato, però si svolge dentro un tempo lungo,
un tempo che è un tempo progettuale, fatto di diverse tappe, no? Siamo stati infanti, siamo stati bambine e bambini, siamo stati adolescenti, siamo divenuti adulte e adulti, c'è il tempo dell'accudimento, il tempo della formazione, il tempo della professione, coltiviamo affetti, creiamo famiglie, speriamo multicolori, diciamo è una vita che scorre in un tempo lungo. Se ci pensate bene, il mercato avviene dentro una dimensione che è esattamente il contrario. Il mercato dilata all'infinito lo spazio, l'intero pianeta può diventare un unico grande mercato, ma il tempo delle scelte del mercato è l'indice di borsa del giorno dopo. Il mercato non può prevedere la pandemia, perché? Perché non gli conviene. Prevedere e prevenire è un costo che non ha un immediato utile conseguente, e quindi per il mercato è un fattore improduttivo. Non solo, il mercato guadagna dalla pandemia, basta vedere cosa hanno fatto Big Pharma, no? Le multinazionali del farmaco, hanno fatto un gioco perfetto se ci pensate. Arriva la pandemia, le multinazionali del farmaco prendono migliaia di miliardi dagli stati per produrre la risposta tecnica, tecnologica, nel più breve tempo possibile, vaccini, farmaci, eccetera. Grazie ai trattati sui brevetti ne detengono la proprietà esclusiva e quindi ne possono deciderne il prezzo. Questo cosa comporta? Che più di metà del pianeta non ha accesso ai vaccini e diventa un terreno fertile per tutte le varianti del virus. Le quali varianti? Ovviamente grazie ai meccanismi della globalizzazione si trasmettono anche alla parte ricca del pianeta, la quale potendo comprare comprerà ogni volta i nuovi farmaci, i nuovi vaccini. Risultato finale, la pandemia non lascerà mai il pianeta e le azioni delle multinazionali andranno alle stelle in borsa. Seconda lezione della pandemia. Ci hanno detto che la pandemia si cura con l'economia, un po' più green, un po' più digital. Io dico che la pandemia si cura con l'ecologia, e cioè che il vero vaccino è la forestazione. Cosa vuol dire questo ragionamento? Vuol dire, vi do un'immagine. Durante il lockdown, l'uomo più ricco del mondo, Elon Musk, ha lanciato un razzo nello spazio che dovrebbe, nella sua idea, credo un po' patologica, abbia l'obiettivo in futuro di portare, diciamo, i turisti ricchi su Marte. Nello stesso momento, un organismo che non è nemmeno un essere vivente ha bloccato tutti i meccanismi della globalizzazione, ha chiuso in casa più di metà della popolazione del pianeta, ha bloccato i flussi economici, i flussi trasportistici, i flussi di comunicazione. Ecco, noi dobbiamo decidere da che parte stiamo dentro queste due immagini, cioè se stiamo con il virus, cioè nel senso che ci riconosciamo come parte di uno stesso ambiente, e quindi dobbiamo capire come mai il nostro modo di aver organizzato la società, l'economia, la cultura ha prodotto una pandemia come quella, oppure se stiamo con questa follia patologica dell'idea dell'individuo totalmente autonomo, artefice del proprio destino, l'uomo che non deve chiedere mai, e però questo vuol dire una precisa categoria. Perché questa idea dell'individuo autonomo e indipendente vale solo per una categoria di persone, maschio, bianco, proprietario. Tutti gli altri sono esclusi da questa categoria, se ci pensate a fondo. Allora forse va un po' ribaltata questa idea, e io credo che noi dovremmo iniziare a ragionare sul fatto che noi siamo esistenze fragili, siamo esistenze vulnerabili, siamo esistenze interdipendenti. D'altronde è così dalla nascita. Noi non apparteniamo a quel numero limitato di specie animali
che quando partoriscono i cuccioli sono già indipendenti. Come diceva la psicanalista Winnicott, l'infante senza la madre, o comunque diciamo senza un adulto che lo accudisce, non sopravvive. Potremmo estendere questa categoria e dire che anche la diade infante madre, senza una natura che offre l'acqua, le risorse, il cibo, non sopravviverebbero. E cioè la nostra esistenza è sin dal suo concepimento determinata dalla categoria dell'interdipendenza. Che ne dicano gli uomini che non devono chiedere mai, la cura è un'attività che attraversa tutta la nostra esistenza. Per alcuni è necessaria per tutta l'esistenza, per altri lo è in determinate fasi, no? La fase dell'infanzia, la fase della vecchiaia, la fase della malattia. Allora occorre un po' rovesciare questo e cominciare, per esempio, a buttare a mare un concetto che adesso va di moda, la famosa resilienza. Possiamo finalmente dire che ci opponiamo alla resilienza e contrapponiamo la vulnerabilità, la fragilità? Perché bisogna opporsi alla resilienza? Perché la resilienza non mette in discussione l'impatto. La resilienza dice: c'è l'impatto, vi dovete adattare, che è esattamente quello che sta succedendo. La fragilità dice un'altra cosa. La fragilità dice: le nostre esistenze sono fragili, le nostre esistenze sono vulnerabili, sono interdipendenti, e quindi la società va organizzata assumendo questo come principio fondamentale. Terza lezione della pandemia è quella che ribalta il concetto, la divisione storica fra cosiddetta produzione economica e cosiddetta riproduzione sociale. Cos'è la riproduzione sociale? Sono, diciamo, in generale le attività di cura, storicamente delegate alle donne, non riconosciute, perché tutto quello che conta è la produzione industriale, la produzione finanziaria. Bene, alzi la mano chi durante il lockdown ha avuto bisogno di un public relation man, di chi ha bisogno di un consulente, ha avuto bisogno di un consulente finanziario, di un accounting manager? Credo nessuno, no? Eppure questi sono i lavori che sono considerati all'apice della scala sociale. David Graeber, un antropologo anarchico purtroppo morto prematuramente, ha intitolato il suo ultimo libro Bullshit Jobs, cioè lavori di merda, e si riferiva esattamente a questi lavori, cioè questi lavori che sono totalmente inutili ma che stanno al vertice dello status sociale. E invece la pandemia cosa ci ha dimostrato? Che avevamo bisogno di dottori e dottoresse, di infermieri e infermiere, di rider che portassero cibo e medicine, dei vicini di casa che avessero cura delle persone che avevano intorno. Abbiamo fatto mutualismo, spesso auto-organizzato dal basso, cioè tutte quelle attività che storicamente sono state considerate secondarie ci hanno fatto vedere che invece sono le attività fondamentali, cioè che senza attività di cura non è possibile nessuna attività economica. Allora questo ribalta tutti i meccanismi fino ad ora considerati, e qui va dato atto al pensiero femminista di averlo detto da decenni, quindi diciamo su questo io non sto dicendo nulla di nuovo, se non che finalmente lo dice qualche maschio e non semplicemente le donne, no? Però in che senso questo ribalta tutto? Ribalta tutto perché la pandemia ha reso chiaro che nessuna società si può organizzare senza partire dall'idea che la cura non è qualche attività, diciamo, aggiunta o qualche attività secondaria, ma che la cura è quella che dovrebbe permeare esattamente l'organizzazione sociale, economica e relazionale di un altro modello sociale. Altra lezione. Come sapete, noi siamo immersi dentro le politiche liberiste da circa 25 anni, anzi di più, politiche liberiste dettate da dei vincoli monetaristi, dei vincoli finanziari, per cui diciamo lo Stato, le istituzioni pubbliche
per decenni hanno avuto un unico obiettivo, la cosiddetta stabilità dei conti. Si è detto che il debito pubblico era il problema fondamentale, si è detto che quindi tutto doveva essere sacrificato, questo grande Moloch che era il debito pubblico. Chiunque avesse detto negli ultimi 25-30 anni che forse quelle politiche dovevano essere discusse, è stato considerato come un eretico, cioè era impossibile discuterne perché quella era la realtà oggettiva. Peccato che è arrivato questo piccolo organismo e nell'arco di un pomeriggio quelle politiche sono state sospese e sono ancora sospese fino al dicembre 2023. Allora, se diciamo dei vincoli e delle politiche che sono state considerate come una sorta di religione, dei dogmi indiscutibili, vengono sospesi nell'arco di un solo pomeriggio, vuol dire intanto che non sono politiche oggettive, ma soprattutto ci rivelano una cosa, che se per salvare e curare le persone abbiamo dovuto eliminare tutti i vincoli del trattato di Maastricht in poi, non ci vuole Aristotele per dedurre che quei vincoli sono contro la vita e contro la cura delle persone, che quindi non solo vanno sospesi ma vanno aboliti e va riorganizzata la società da un altro punto di vista. L'ultima lezione è quella che ci dice che questa idea della globalizzazione come pianeta determinato unicamente dal mercato è stato un grande fallimento. Ci hanno raccontato che saremmo vissuti dentro dei gangli tentacolari tutti legati alla velocità, velocità dei flussi, velocità delle comunicazioni, velocità dei trasporti, e all'immaterialità. Non esiste più il lavoro manufatturiero, il lavoro diciamo che una volta si considerava lavoro, tutto viaggia nell'immaterialità. Guarda un po', questo piccolo organismo ha bloccato tutti i flussi della comunicazione, quindi altro che velocità, siamo arrivati allo stop totale, e cose molto materiali come i nostri corpi hanno moltiplicato il contagio, cioè hanno prodotto il cortocircuito completo. Allora forse anche lì bisogna invertire la rotta, invertire la strada. E qual è la strada inversa alla globalizzazione neoliberista? Beh, è quella di ripartire dai comuni, dai territori, cioè dove avviene la vita delle persone, dalle comunità. E qui due parole sulle comunità, perché non basta dire le comunità. Bisogna vedere che comunità sono. Dopo 30 anni di politiche liberiste potremmo anche dire che le comunità quasi non esistono più. Noi oggi siamo un insieme di individui soli, ciascuno in competizione con l'altro sul mercato, il diritto al lavoro è diventato il dovere di dimostrarsi occupabili. Guardate la questione del reddito di cittadinanza, no? I cosiddetti occupabili perderanno il reddito di cittadinanza, perché il problema non è avere il lavoro, è essere considerati genericamente occupabili. I beni comuni hanno smesso di essere tali, semmai lo sono stati, e sono diventati beni economici, cioè da acquistare a seconda delle capacità economiche di ciascuna o di ciascuno. E come costruiamo delle comunità? Perché in realtà il bisogno di comunità c'è. Tanto è vero che esistono addirittura, e oramai sono pure fenomeni quasi storici, addirittura partiti politici che si inventano le comunità, no? Ma le costruiscono su che cosa? Su un'identità astratta, spesso storicamente falsa, il popolo lombardo, il popolo veneto, il popolo eccetera eccetera, solo che quelle comunità basate sull'identità, per poter, essendo diciamo un elemento astratto, non concreto, non reale, hanno bisogno per poter rimanere in vita di costruirsi ogni volta il nemico, perché possono cementarsi solo perché sono comunità chiuse, aggredite di volta in volta da qualcosa che arriva dall'esterno. Che siano i migranti, che siano i rom, che siano gli stranieri, che siano i diversi orientamenti sessuali, diciamo
quelle comunità si alimentano grazie alla costruzione artificiale del nemico. Ci sono altre comunità invece, una ce l'avete qui in zona, no? La Valle di Susa. Perché la Valle di Susa resiste da 40 anni a un progetto devastante? Certo, perché il progetto è devastante, ma è successo anche da altre parti e alla fine non sono riusciti a resistere. Perché la Valle di Susa è una comunità che parte dal riconoscimento dei beni comuni. È una comunità di cura, ed essendo una comunità di cura diventa una comunità capace di conflitto e capace di trasformazione. La Val di Susa non solo non vede nemici esterni, ma chiama tutte e tutti ad andare in Val di Susa. Cioè una comunità aperta, perché? Perché non ha un'identità forte, che è quella determinata da una valle, da una storia, da dei beni in comune, da legami relazionali costruiti nel tempo. Allora occorre ripartire da questo. Ripartire da comunità che in quanto tali sono in grado di affrontare le grandi sfide del nostro tempo, che sono l'emergenza climatica, che sono l'emergenza sociale, che sono la crisi della democrazia, che sono la costruzione di un altro modello relazionale. Avendo chiaro due cose, poi mi fermo e dialoghiamo. Uno, questo modello, cioè il modello capitalistico, è insostenibile ed è insostenibile strutturalmente, e l'alternativa di società ha bisogno di tutti i punti di vista che in qualche modo confliggono con questo modello economico e sociale. Cioè, per dirla tutta, poi io nel libro l'argomento ovviamente in maniera molto più discorsiva, l'alternativa di società può partire solo dalla considerazione del modello capitalistico, non solo come un modello economico. Chi ha pensato che il modello capitalistico fosse solo un modello economico e quindi ha provato a costruire, penso alle esperienze del socialismo reale nell'est europeo, e ha provato a costruire un'alternativa semplicemente modificando il modello economico, ha fallito. Perché? Perché non ha tenuto in considerazione, a mio avviso, le plurime contraddizioni del modello capitalistico. E cioè il modello capitalistico ha una contraddizione, che è quella storicamente che tutti riconoscono, tra capitale e lavoro, cioè lo sfruttamento delle persone, ma pochi considerano che prima che avvenga lo sfruttamento economico avvengono delle cose. E cioè il lavoratore o la lavoratrice che si presenta sul posto di lavoro e quindi inizia la relazione economica, che poi nel capitalismo vuol dire lo sfruttamento, prima che inizi questo passaggio ci sono alcuni piani da considerare. Per esempio, la relazione fra chi sfrutta e chi è sfruttato dà per scontato l'appropriazione delle risorse naturali. Cioè si considera che la natura sia qualcosa di esterno su cui si possa estrarre, predare o accumulare, senza considerare che invece la natura è qualcosa che è di tutte e di tutti, non in senso proprietario, cioè che noi apparteniamo alla natura, che la natura è l'universo dentro il quale tutto accade. E allora forse c'è una contraddizione capitale-natura che non può essere dimenticata. Non solo, quel lavoratore e quella lavoratrice e perfino il datore o la datrice di lavoro, per presentarsi lì e iniziare la relazione di sfruttamento, ci devono arrivare nutriti, lavati, vestiti e più in generale nella loro vita accuditi, educati, formati, cioè tutte quelle attività di cura che il processo capitalistico dà per scontato che siano gratuite, non riconosciute, storicamente svolte dalle donne. Quindi forse c'è anche una contraddizione fra capitale e genere, cioè c'è una questione di genere fondamentale. Non solo, come mai
è più semplice immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo? Se ci pensate è vero, se alla sera prima di dormire, spero abbiate pensieri migliori, ma diciamo vi capiterà una sera che non avete pensieri troppo, e provate a immaginarvi la fine del mondo, secondo me qualche immagine vi viene. Se provate a immaginare la fine del capitalismo, anche i più attivisti, secondo me esce un punto di domanda: come mai che il mondo esiste da miliardi di anni e il capitalismo esiste da qualche centinaio di anni? Perché il modello capitalistico è anche un modello antropologico, cioè questa costruzione dell'individuo autonomo è penetrata nel profondo. È penetrata talmente nel profondo che tutte e tutti abbiamo interiorizzato questa idea che ciascuno di noi è artefice del nostro destino. Peccato che se siamo artefici del nostro destino siamo anche colpevoli del nostro fallimento. E infatti, se voi vedete tutti i grandi le grandi crisi, la narrazione dominante ce le spiega come colpe individuali. C'è il debito pubblico perché avete vissuto al di sopra delle vostre possibilità. C'è il contagio, certo, perché qualcuno di voi è uscito col cane, qualcun altro ha fatto il rider, qualcuno è andato al parco, cioè sono una serie di comportamenti individuali che hanno provocato la pandemia. C'è la siccità e per forza, se continuate a tenere il rubinetto aperto mentre vi lavate i denti, è chiaro che poi le risorse spariscono. Continuate a chiudere il rubinetto, però smettiamo di credere a queste panzane, no? Cioè tutto se il mio successo dipende da me, e anche il mio fallimento dipende da me. Questo è un motivo per cui oggi la povertà è diventata una colpa. Guardate come si parla del reddito di cittadinanza. Avete sentito qualcuno dire: ma c'è della gente che non ce la fa? No, stanno sul divano, cioè sono tutta demonizzazione della povertà, no? E insieme a questo c'è questa esaltazione del merito, no? Io credo che questa sia l'altra grande truffa che ci raccontano, su questo chiudo, e io sono un esempio. Io vengo da una famiglia povera e mi sono laureato in filosofia, cioè sono il campione del merito. Ma di che cosa? Non esiste questa cosa. Io ho potuto arrivare a studiare pur venendo da una famiglia povera perché c'è stata una società nel tempo in cui io ero giovane che mi ha permesso di studiare nonostante le ridotte capacità economiche della mia famiglia di origine. Allora io devo considerare il merito. Io sono un prodotto sociale, ciascuno di noi è un prodotto sociale. Questo non vuol dire che non abbiamo caratteristiche individuali che vanno anche riconosciute, non nel senso della gerarchia, no? Siamo tutti con delle qualità e ciascuno, speriamo che quelle qualità la aiutino a stare meglio e a costruire una società diversa. Ma questa idea che il percorso di ciascuno è un percorso individuale, che quindi esista il merito come elemento di caratteristica individuale, è l'altra follia che raccontano. Addirittura adesso abbiamo un ministero, no? che si chiama del merito. Ecco, io credo che, diciamo, un po' il percorso del libro va in questa direzione, cioè parte dalla pandemia per dire che questo modello è insostenibile e per dire che forse un'altra società può essere costruita se ci riconosciamo come persone per cui la cura di sé, dell'altro, dell'altra, del vivente e della natura nel suo insieme diventa il paradigma su cui costruiamo un altro modello sociale, ecologico e relazionale. Poi nell'ultima parte del libro provo a affrontare un po' la questione dei movimenti, ma adesso mi fermo perché sennò non mi fermo più. Grazie, Marco.